Doccia gelata ieri a Partenio Lombardi per i tifosi dell'Avellino al termine di un match che è cominciato malissimo e finito peggio. Rastelli aveva chiesto una squadra rabbiosa per dimenticare Cerignola affidandosi a 9 undicesimi della formazione vista al Monterisi. Ma Isto per l'infortunato Mazzocco e Auriletto per Benedetti, gli unici due cambi dal primo minuto. L'inizio però è shock perché al quarto la Viterbese passa in vantaggio sugli sviluppi di un lancio che pesca Marotta, l'attaccante da posizione defilatissima, calcia sul primo palo. L'errore di Pane è evidente, palla sotto il corpo e gol dell'1-0 tra l'incredulità generale. Una rete che taglia le gambe all'Avellino che prova a reagire al settimo minuto con un tiro di Maestro da fuori area che impegna Bisogno per la prima volta nella partita. Ma non finiscono le brutte notizie per l'Avellino e i suoi tifosi perché al quarto d'ora Mungo decide di seminare il panico nella retroguardia alpina e si inventa uno slalom mortifero. Tiro debole ma Moretti lo aggancia in scivolata e l'arbitro Madonia fischia il calcio di rigore. Marotta, ancora lui, dagli 11 metri non sbaglia e fa clamorosamente 2-0 Viterbese al Partenio Lombardi. Al minuto 28 l'Avellino si riaffaccia nei pressi dell'area laziale con Marconi che da fuori calcia di collo destro, Bisogno para senza problemi. 10 minuti dopo ancora Viterbese pericolosa, Jallov allarga per Marotta che lascia partire un diagonale sporco che Pane smanaccia in calcio d'angolo. Finisce 2-0 il primo tempo, nella ripresa subito dentro Canutè per Trotta e al 49esimo Russo apparecchia il destro e chiama Bisogno al grande intervento all'angolino. Nulla da fare per gli alpini che mettono in piedi una assedio all'area avversaria. 53esimo Canutè sguscia via e mette nel mezzo traversa incredibile di Moretti a pochi passi dalla porta. 54esimo l'Avellino non si arrende, Russo in zona centrale carica ancora a pallettoni il suo destro, Bisogno ancora supera a dirgli di no e a deviare in calcio d'angolo. Si rivede la squadra di Lopez, errore di Auriletto al 61esimo, Marotta calcia di prima intenzione, palla che si spegne al lato. Minuto 78 cross di Tito dalla tre quarti, si avvita Marconi che non inquadra lo specchio della porta, si infrange sul tabellone la speranza dell'Avellino di riaprire una partita maledetta. Fischi e contestazioni da parte dei tifosi irpini per una sconfitta che fa malissimo contro la penultima in classifica. Se ne parlerà stasera a Contatto Sport dalle ore 21 su Prima TV e Telenostra.